Oggi 3 luglio 2020 ci troviamo a Mussomeli e precisamente all'altezza di Monte San Vito per discutere insieme all'architetto Michele Schifano della vexata questio, ossia di Piazza Umberto I, che da qualche tempo è diventato un po' con il suo monumento ai caduti un po' la piazza della questione del sì e del no. Per cui ci troviamo qui volendo parlare di Piazza Umberto I, ora ce lo spiegherà l'architetto Schifano. Sì, io ho scelto questo posto un po' per parlare della piazza e comunque della città, appunto perché abbiamo un punto di vista privilegiato su tutta la città di Mussomeli e poi perché ci troviamo nel crinale geologico, diciamo, del territorio di Mussomeli, che ci consente insomma di guardare la questione da più punti di vista. Ho scelto questo posto perché insomma, il crinale ha come origine etimologica della parola il termine greco crino, che dà origine anche alla parola crisi, quindi alla questione, al dibattito che si è innescato nella nostra comunità e anche perché dà origine alla parola critica, quindi alla parola distinguo, cioè alla consapevolezza di creare un distinguo proprio su questa questione. Quindi crisi come segno proprio di una crisicità, di una società, di una comunità e l'importanza quindi oggi di quanto della valenza proprio di avere un giudizio critico nei confronti della realtà che si vive. E mi piacerebbe proprio a questo proposito partire dalla descrizione della piazza che tu hai fatto ultimamente postandola sul web, dove l'hai definita proprio come la madre di una comunità, proprio compiendo l'atto poetico che ti ha permesso di penetrare l'essenza più intima e profonda della questione. Quindi se puoi illustrarci un attimino in maniera più dettagliata proprio i termini di questo rapporto analogico piazza-madre e magari diciamo la sua traduzione proprio in campo grafico, se esiste proprio di tale analogia. Sì, allora la questione, io insomma la forma della piazza mi ha suggerito immediatamente, ispirato all'Origine du Monde di Gustave Courbet, mi ha ispirato la forma ovviamente dell'organo femminile, riproduttivo femminile, l'organo che genera umanità. Ovviamente simbolicamente ho voluto accostare la madre, la piazza come una madre della comunità, proprio per questo, perché una piazza è generatrice e rigeneratrice di una comunità. Quindi un po' diciamo l'idea proprio dell'eterno femminino, del principio dell'eterno ritorno e quindi una piazza come madre che in quanto tale accoglie anche la comunità, i suoi figli, i suoi fratelli, accoglie l'altro, quindi il principio insomma del due non dell'uno, partire dal due non dall'uno come diciamo si dovrebbe fare. E proseguendo con questa metafora un po' antropomorfica vorrei chiederti che cosa diciamo sta chiedendo in questo momento una madre ai suoi figli, che cosa si aspetta insomma una madre dai suoi figli sapendo di essere diventata per loro un po' il pomo della discordia. Sì, come ho scritto, una madre chiede di essere figli, soprattutto di avere la consapevolezza di essere fratelli, quindi riconoscersi in questo ruolo. Ovviamente la conseguenza è quella di affrontare le questioni cercando di trovare una visione comune. La piazza, così come la conosciamo noi, è frutto dell'ultimo rimaneggiamento avvenuto negli anni 70, ma non è stata mai così. Immaginate che a fine 500, quando i Moncada finirono e completarono la cinta muraria di Mussomeli, questa piazza era al di fuori delle mura, quindi era esterna alla città, era un mercato, era, così come la chiamiamo noi nella contemporaneità, periferia, mentre adesso è diventata una cerniera, è il punto di congiunzione tra la parte antica, il centro storico della città, e la parte moderna che si è sviluppata negli anni nel Novecento a nord, quindi tutta la parte nuova che conosciamo noi. Quindi diciamo che inevitabilmente si pone e si impone proprio il problema della cura, sia in ambito architettonico che in sede urbanistica, proprio della cura e della cultura dei luoghi che noi viviamo e che con le nostre abitudini inevitabilmente modifichiamo, no? Sì, il riferimento all'anatomia, quindi guardare e osservare una città
come se fosse un corpo umano. Serve anche per accostare alla modificazione della città la figura dell'architetto, così come un corpo ha bisogno delle cure di un medico, la città ha bisogno delle cure di un architetto, o degli architetti, perché insomma posso dire, ci sono tantissimi bravi architetti che possono suggerire anche le possibili cure da poter applicare a questo corpo malandato. Quindi infatti rimane ancora da stabilire se stiamo parlando di un corpo sano, di un corpo sofferente, di un cuore malato, quindi proprio individuare quei luoghi del batticuore proprio che sono indispensabili per produrre anche nuova linfa. E a questo proposito mi piacerebbe chiederti anche la valenza proprio del segno architettonico del Semeion, che valore ha, se segue o precede l'indagine di pensiero in questo senso, proprio nell'ambito dell'urbanistica e delle modifiche che appunto stiamo assistendo, se si deve, insomma, optare per una sorta di revisionismo storico, per una certa idea della conservazione, insomma, che poi sono i termini della questione che ci troviamo ad Io affrontare. parlerei di evoluzionismo storico. Come ho accennato, la piazza non è stata mai così e non sarà mai così. È innegabile che la piazza abbia bisogno di essere rimaneggiata, no? Per ridarle dignità. Come la vediamo adesso è semplicemente un parcheggio, perché negli anni 70 è stata concepita come parcheggio. È stata proprio dedicata alla piazza, alla macchina. Se ne leggono ancora le tracce e i segni, alcuni molto evidenti, altri meno evidenti, ma basta guardare la scalonata monumentale di San Francesco per capire cosa è successo negli anni 70, no? Come dire, le macchine hanno bisogno di strade dritte e la scalonata è stata tagliata, una scalonata monumentale che invadeva la sede stradale di Via Palermo. È stata tagliata proprio per consentire un flusso automobilistico, come dire, immediato, no? La macchina ha Illimitato proprio, bisogno di sì. una strada che abbia due lati paralleli e che non abbia nessun ostacolo. Quindi quella scalonata è stata vista come un ostacolo. Ma immaginiamoci anche che questo grande parcheggio dedicato alle macchine, negli anni 70 ha pure avuto una pompa di benzina, ovviamente per È dare, funzionale per, è appunto funzionale, funzionale proprio all'economia, alla al culto logica, della macchina. certo, della circolazione. Questa configurazione non va bene perché non dà dignità alla piazza, non restituisce il ruolo della piazza, che è quello di accogliere i propri figli, la propria comunità. Poco fa parlavamo che c'è un corpo malato, in realtà se noi vogliamo andare anche oltre nella psicanalisi abbiamo una comunità malata perché non riesce a trovare una visione comune di piazza che consenta l'incontro, che consenta il confronto. Una piazza non è un luogo selettivo dove tu scegli con chi stare, tu in una piazza incontri chi c'è, Sì, perché quindi inevitabilmente diciamo che la piazza ha proprio deviato da quella che era la sua logica primaria, fondamentale, nel senso che proprio si è ribaltato il concetto che la piazza, che dovrebbe essere proprio così come la intendevamo, come l'agorà un poco, come la sede proprio dell'ecclesia, della comunità, in realtà sta diventando quasi una piazza delle monadi praticamente, dei parcheggi, ognuno chiuso nel suo perimetro praticamente, e quindi privando della relazione piuttosto che favorirla poi. sì, diciamo Sembra che un po' sia diventato questo. che l'ultimo baluardo di piazza come madre della comunità, noi lo viviamo solo nei riti religiosi che da secoli si ripetono a Mussomeli, perché insomma la Settimana Santa, che è famosissima in tutto il mondo, accoglie tutti i propri figli senza distinzione. O quantomeno tutti noi ci riconosciamo in quell'identità e ci rincontriamo lì proprio perché quello è un segno di Anche riconoscimento. se consapevoli, diciamo che un eccesso di lode poi alla fine non fa alcuna lode, nel senso che voglio dire, non è che si può limitare semplicemente, quindi No, dovrebbe essere più estesa anche. la piazza, io ho detto che all'inizio nel 600 era un mercato ed era il luogo dell'economia. Potrebbe diventare, anzi,
dovrebbe diventare anche il luogo dell'economia, ma è stato anche il luogo della cultura, è stato il luogo della politica. Insomma, il ruolo di una. La funzione è il parcheggio. I ruoli della piazza, invece, sono quelli che si addicono alla crescita di una comunità. E ragionando in termini di causa-effetto, mi verrebbe da chiederti: la piazza, in questo caso, e questo suo controverso spostamento, diciamo, del monumento. Diciamo, la piazza è la causa o l'effetto di un ragionamento, nel senso che da che cosa muove il ragionamento, da una effettiva necessità di modifica, di riqualificazione o da altro? Allora, il ragionamento dei segni che poi la piazza porta con sé ovviamente sono degli effetti delle decisioni di noi uomini, della comunità, di ciò che decide che la comunità, ciò che deve essere questa piazza. Io ovviamente non sono precluso anche allo spostamento del monumento o alle alcune modifiche sostanziali anche della piazza, purché queste modifiche siano fatte con una certa coscienza progettuale che trova radice nella volontà della comunità. Io ho accostato proprio la piazza come una madre delle comunità più per porre l'attenzione sul nostro ruolo di figli e di fratelli, più per cercare di trasformare le contrapposizioni, le posizioni contro, in un contrappunto. Utilizzo una metafora musicale per dire che due linee melodiche possono stare assieme e creare un'armonia, quindi insomma evitare che ci siano dei solisti nella nostra città e far sì che invece ci sia un'orchestra che suoni insieme. Ovviamente un'orchestra ha bisogno di un bravo direttore e ha bisogno degli strumenti adatti. Il bravo direttore ovviamente è la politica, gli strumenti sono l'urbanistica, sono l'architettura. Potrebbe essere affrontato il tema, visto la valenza e l'importanza che ha questa piazza per tutta la città, attraverso gli architetti. Io non vedo altri medici che possano mettere mano a questa questione. Come dire, il direttore d'orchestra deve cercare di utilizzare però lo spartito adatto. Ovviamente l'amministrazione o le amministrazioni in generale in Italia si sottopongono alla normativa del governo nazionale, del governo del territorio, che impone diciamo il cosiddetto bandismo, no? L'emissione di un bando, l'improvvisazione di un progetto e la partecipazione per conquistarsi il finanziamento. Questo lo si può fare con tante parti di città, diciamo che con una parte così importante della città dovremmo avere in mano uno spartito diverso, quindi una capacità di progettazione che sia anche più ampia, che vada al di là di queste regole. Non dico di fare disobbedienza civile, però trovare delle soluzioni che sono comunque possibili. Mi suggerisci anche, mi piace proprio dirlo in termini quasi un po' provocatori, il vecchio mito paesano del Pietro e Paolo, che alla fine ci ha portato anche all'espropriazione della Fontana Nettuno nell'attigua Piazza Roma. Quindi dico, se veramente volessimo attingere un po' alla storia come maestra di vita, dico, potremmo anche riflettere sugli errori che sono stati commessi proprio per l'incuria, parlando di cura, proprio nell'ambito del paese. Diciamo che abbiamo tantissime lezioni che ci suggerisce il passato, dalle quali potremmo imparare. È vero che il passato ci dà questo sostegno. E gli strumenti anche, giusto? Però è anche vero che per trattare uno spazio così importante, la comunità prima deve riconoscersi come comunità e non come fazioni che si contrappongono. Infatti, e quindi dico, a chi dare spazio e come coinvolgere la comunità, dico, se proporre anche una progettazione di idee, dico, cercare di coinvolgere più possibile, insomma, anche i nostri giovani che sappiamo ti stanno tanto a cuore
e per i quali tu hai molto lottato ultimamente, soprattutto cercando di rivalutare proprio il contesto proprio del nostro paese, volendo porre quasi un argine a questo esodo, allo spopolamento che effettivamente sta diventando di una tristezza infinita. Questa può essere una grande occasione, ma per scrivere delle nuove regole, per la nostra comunità che tengano in considerazione, i giovani, che tengano in considerazione la visione che i giovani possono proporci per il loro futuro. Perché, loro sono dei costruttori di futuro, loro hanno una capacità immaginifica che ovviamente noi che abbiamo qualche anno in più, abbiamo già in parte consumato, quindi potrebbe essere io provocatoriamente rinuncerei al finanziamento, perché se c'è una visione di futuro valida, probabilmente riusciremmo anche ad avere un finanziamento maggiore e ad ottenere dei risultati maggiori, magari coinvolgendo qualche privato che ha interesse ad investirci attorno alla piazza, a creare quei servizi. Mi immagino ci sono degli spazi attorno alla piazza di privati che potrebbero diventare quel parcheggio che insomma sottraiamo alla nostra Piazza Umberto e fornire dei servizi, attivare nuove economie, generare lavoro e consentire anche ai giovani di vivere la loro mussomeli in maniera dignitosa, essendo dei protagonisti. Che al di là della mera questione del sì e del no, su come semplicisticamente praticamente si sta impostando proprio il discorso, mi viene da dire che si dovrebbero proprio riscoprire le visioni d'architettura, proprio la poetica di un'architettura che effettivamente in questo momento non stiamo vedendo, no? Noi architetti possiamo cogliere ovviamente tutti i suggerimenti che sono arrivati dai cittadini, perché come dire, non reputo io importante la piazza, è proprio la comunità che la reputa importante, quindi ognuno si è sentito di dire la propria. Certamente non tutti hanno le capacità, le qualifiche, le competenze per poter ragionare sulla nuova configurazione della piazza, però sono dei suggerimenti importanti dei quali tenere conto. Come accennavo prima, Mussomeli è fortunatamente ricca di una nuova generazione di architetti che potrebbe dare il proprio contributo, magari con un concorso di progettazione che coinvolga, perché no, degli studi di architettura internazionali, mettendo qualche piccola condizione, no? La compartecipazione di architetti all'interno dei gruppi di progettazione proprio per sostenere sia come dire, l'appartenenza al luogo, sia per aumentarne la qualità nella progettazione. Potrebbe Riprendendo essere. la metafora della melodia, del contrappunto, come quello che resti il silenzio in questa. Sì, io ho parlato insomma, io ho scritto che la piazza necessita di essere ascoltata. Quando si ascolta non si può parlare, si deve stare in silenzio. Il silenzio diventa quella base sulla quale costruire un discorso comune, un discorso che ci consenta anche di costruire una nuova identità o rinnovare l'identità della comunità mussolese. Stop.